Ora di nuovo della sentenza della Corte Costituzionale sul doppio cognome. Il presidente della Corte Costituzionale, Amato, ha detto: Mi aspetto ora che il Parlamento intervenga. Ascoltiamolo, intervistato dal nostro direttore Antonio Preziosi, ha parlato anche della guerra. Vediamo. Presidente Amato, la sentenza della Corte Costituzionale con la quale si dichiara illegittima la norma che impone ai figli il cognome paterno richiede adesso interventi legislativi concreti. Cosa si aspetta dal legislatore? Beh, mi aspetto che a questo punto intervenga, devo dire la verità, la sentenza è stata adottata dopo lunghi mesi di sospensione del giudizio in attesa di questo intervento, non c'è stato ancora, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, il fatto che in assenza di accordo tra i coniugi sia automatico che si dà il cognome del padre. Francamente, è un residuo che quando fu riformato il diritto di famiglia negli anni 70, sostituendo all'incombenza all del pater familias, dei figli, della moglie, di tutto quanto, l'accordo tra i coniugi per la gestione della famiglia, è rimasto fuori non so perché. Ma era lì in attesa da diversi decenni. È chiaro che ci sono alcune complicazioni che ne derivano se, non, se eh, più di due cognomi non si possono avere, che cosa succederà per i figli? La nostra decisione riguarda il futuro perché riguarda l'attribuzione del cognome che ancora non, non sia avvenuta. Ma se viene voglia a chi è nel passato di cambiare il proprio cognome, ecco il legislatore può dire qualcosa anche su questo. Sono certo che interverrà a questo punto. Lei ha ricordato l'anniversario di un'altra storica sentenza con la quale la Corte nel 60 riconobbe il diritto delle donne di partecipare ai concorsi pubblici. Molto è cambiato da allora, ma quanta strada c'è ancora da fare per un'effettiva parità di genere nel nostro paese. Sa, nella legislazione noi siamo andati veramente avanti. Cosa c'è da fare? Lo sa cosa c'è da fare? C'è da cambiare. La cultura che i maschi, noi compresi, hanno dentro di sé di cui non sono ancora riusciti a liberarsi. C'è la pari dignità della donna che non fa pari dignità della donna che non fa parte ancora del quadro dei principi pacifici dentro di noi, per cui noi continuiamo a vedere nella diversità femminile qualcosa che in parte ci fa paura, in parte pensiamo sia espressione di inferiorità, tanti guai che arrivano poi nelle aule della legge a partire dal femminicidio che è punito come reato derivano da questa ancora radicata concezione di una supremazia maschile che non abbiamo eliminato. E sempre ricordando la sentenza del 60, lei ha anche detto che se ci fossero state più donne al governo la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata. Cosa glielo fa pensare? E, immagini lei che... Al Cremlino eh, ci fosse una donna anziché un maschio, chiunque il maschio sia, davanti all'idea della guerra le sarebbe venuto in mente che ci sarebbero stati dei figli eh, condannati a morire. E questa idea che quelli che muoiono in guerra sono figli è un'idea fortissima in ogni donna, nei maschi a quanto vediamo molto meno. Quanto possono incidere le sentenze della consulta nel cambiamento culturale del nostro Paese? Hanno dimostrato di incidere. Effettivamente, le nostre sentenze, a partire da quella che lei prima ha ricordato del 1960, hanno abituato a prendere atto che eh, le cose non stanno esattamente come la legislazione precedente aveva pensato, fanno capire che c'è stato un cambiamento, però rimane quello che dicevo, aiutano a portare quel cambiamento dentro di noi e quando quel cambiamento è interamente dentro di noi, allora la missione è davvero compiuta.